Buonasera e ben ritrovati con la nostra storia, puntata interamente dedicata alla neve, in modo particolare alla festa dello Ski d'Evero nel 2001, quindi torniamo indietro nel tempo, proprio ai primissimi anni 2000. E faremo un ulteriore passo indietro proprio rivedendo questo speciale, perché ci parlerà dei materiali, dei costumi e anche dello stile di sciare dei primi anni del Novecento e anche poco dopo. Quindi direi uno speciale molto interessante e anche molto divertente, realizzato da Vicio Azzurra TV. Le interviste sono di Luigi Di Nunzio. Vediamolo insieme. Qui si svolge questa manifestazione che vuole andare a verificare quella che è stata l'evoluzione degli sci come attrezzo, quindi dagli ski agli sci, in questo contesto stupendo dell'Alpe d'Evero. E andremo a vedere veramente quello che è stata l'evoluzione dei materiali attraverso quella che questa manifestazione vuole essere, una rassegna anche di costumi, di tecniche, di materiali e quant'altro. Una delle figure simbolo della montagna d'inverno è il maestro di sci, con lui Luca Vannini, che è il direttore della scuola del Devero, quindi la scuola sci del Devero. Allora, stiamo festeggiando oggi lo sci, stiamo festeggiando la chiusura della stagione, ma in particolare lo sci come mezzo, come strumento, dallo sci. Ecco, un maestro di sci, lei prova a immaginarsi sugli sci di legno che vediamo, com'è? Beh, sicuramente complicato, no? Avendo usato le attrezzature moderne del giorno d'oggi. Diciamo che lo sci di legno era usato innanzitutto come mezzo di trasporto, no? Per la gente che viveva in montagna d'inverno, uno dei pochi mezzi che aveva per potersi muovere agilmente erano queste tavole di legno, indubbiamente legate ai piedi con dei lacci piuttosto che... E niente, da questo prototipo di sci, chiamiamolo così, e poi... nel corso degli anni l'evoluzione ha portato ad avere i primi sci con gli attacchi fissi, insomma bloccati sullo sci, per cui già una miglioria non indifferente per poter fare le discese in maniera più efficace. E niente, a questo punto diciamo che questo tutto in altro secolo, si sta parlando ancora di tempi piuttosto lontani, fino ad arrivare all'inizio di questo secolo, quando è iniziata l'attività agonistica, sempre con materiali fatti in legno, scarponi in cuoio, leggermente più rigidi, insomma. La battitura delle piste naturalmente fatta tutta a scaletta, a piedi. Niente, questi sci andavano benissimo all'epoca su neve molle, diciamo, ovviamente sulla neve dura non avevano tenuta, non avevano grip, non c'erano lamine, per cui non c'era possibilità di avere una gran tenuta. Difatti oggi su queste piste qua è praticamente non si starebbe in piedi. E niente, poi diciamo che dopo la metà di questo secolo l'evoluzione è stata un po' più forte, diciamo, no? Hanno iniziato ad inserire le lamine negli sci di legno, per cui già una maggior tenuta. Sono nati i primi impianti di sci, anche, insomma, diciamo che lo sci ha preso piede più come divertimento, come hobby che come necessità. Fino ad arrivare agli anni 60, dove c'è stato il boom dello sci proprio un po' su tutto l'arco alpino, ma anche in altre zone, con le attrezzature che possiamo chiamare già moderne, diciamo, no? Per cui scarponi in plastica, gli attacchi con sicurezza, indubbiamente, tutto questo materiale qua. E niente, da allora ad oggi lo sci ha subito ulteriori modifiche, sci più lunghi, sci più corti, sci più stretti, sci più larghi, c'è di tutto, voglio fino dire, ad arrivare al carving, che è l'ultima trovata della tecnologia, che indubbiamente facilita molto la curva, la conduzione della curva. Quindi in rende pista, lo sci alla portata sempre alla portata di tutti, più persone. Esatto, certo, con più facilità, diciamo. Niente, questa qui è un po' la cronostoria. E la figura invece di maestro di sci ovviamente è cresciuta. È cresciuta, sì, diciamo, i numeri, certamente, diciamo che
All'inizio erano pochi proprio gli appassionati, che soprattutto la gente che viveva in montagna, che praticando tutto l'inverno lo sci, poi si dedicavano all'insegnamento di questo anche, no? Mentre dagli anni 70 in poi, ma anche prima, insomma, lo sci si è diffuso anche in città, per cui al giorno d'oggi la maggior parte degli sci è più facile trovare un maestro di sci cittadino che non un valligiano, diciamo. Per cui, che non è male neanche questa soluzione, okay. Voglio dire, l'importante è che lo sci possa divulgarsi, insomma, che si possa praticare il più possibile. Noi certo. Abbiamo visto anche una dimostrazione dei suoi ragazzi, dei suoi bambini, certo. Si divertono. No, i ragazzini si divertono. Diciamo che soprattutto fino ai 15 anni vanno veramente volentieri. Poi dopo i 15 c'è chi abbandona e c'è chi riesce a seguire. Altri interessi subentrano magari. Esattamente. Alla festa dello ski dell'Alpe d'Evero, oltre a dimostrazioni, gare e quant'altro, si sono presentate anche molte persone con attrezzi di tanto tempo fa e in abbigliamento anche di tanto tempo fa. Con noi il signor Emilio Foschi di Crodo. Ecco, questo qui era l'abbigliamento reale di qualche anno fa o no? Questi pantaloni e i ghette, quella cosa lì, però i guanti. L'abbigliamento c'è solo gli sci. E gli sci invece di che anno sono? Del 51. Però mi diceva che per esempio il bastone, uno di questi bastoni ha qualche annetto in più. Sì, insomma più o meno come gli sci. Questi sci chi li faceva? Non so, perché li ho comprati in Formazza. In Formazza è una valle dei sci, via. C'erano dei campioni una volta, più di fondo che di discesa. E quindi questi legni, diciamo così, li usavano anche per far sport o per che cosa? O per lavorare, no, per muoversi? Andare a lavorare, sciare un po'. Andava su ai Sabioni, Vanino, quelle zone lì. Quando c'era tanta neve si adoperava i sci, perché i sci o le racchette. Perché si andava giù, perché la neve era sempre alta quei tempi lì. Nel 51, sicché il mese di febbraio, il 9 febbraio ne è venuta 6 metri in 3 giorni. E lei questi sci li ha usati, li usa o sono solo così un ricordo, un cimelio? Ricordo così, però quando ero su a lavorare, facevo il guardiano lì al Busin Vanino, quelle zone lì, allora si andava con i sci. Dopo li ho messi nel solaio e è venuta l'occasione di tirarli fuori, via. E ci provo, ma magari qualcosa salta fuori. Ma lei quindi li usava come un paio di scarpe, per essere chiari, cioè si usavano, sì. Perché altrimenti non si poteva andare neanche a lavorare. Quindi quanti chilometri faceva magari a piedi? Ma lì 7-8 chilometri, via. Quindi una gara di fondo, né più né meno. C'erano anche gli attrezzi, i legni, gli ski della festa, perché c'erano quelli da lavoro, quelli, con Giorgio Bosisio di Baceno, ecco, che è in costume. Che costume è questo? Questo è il costume d'epoca, proprio tipico di Baceno. Epoca si intende? 800, esatto. Praticamente il vestito della festa, come dicevamo. Anche lo zaino, anche col vestito della festa. Ma c'erano i viveri dentro, anche la festa bisognava mangiare. Perché stavamo parlando prima, no, erano tempi nei quali muoversi quando c'era tanta neve era presa, cioè sì, dicevo, era tempo. Difficoltoso e ci voleva tempo a spostarsi. Sì. Ecco, i suoi sci che sono particolari, perché sono già lavorati, eccetera, con queste punte fatte in questo modo, che sci sono? Ma è, diciamo, sci da passeggio, da il fondo di una volta per spostarsi, proprio che usavano i signori qui quando salivano al Devero per le ferie, per spostarsi. C'erano anche le scarpe della festa e gli sci della festa. Gli sci della festa, esatto. Ecco, poi ci sono tantissimi altri attrezzi, ma questa, diciamo, voi siete un gruppo in costume, cioè un gruppo, sì, folcloristico, quindi volete mantenere costumi d'epoca, proprio mantenere la memoria storica, eccetera. Esatto. Ecco. Questi attrezzi fanno parte proprio della tradizione, della cultura della gente, o sì, no? Sì, del nostro paese, diciamo, perché il Devero era
un posto di transumanza, venivano su con le bestie, però la gente si fermava al Devero anche d'inverno per mangiare il fieno che facevano d'estate, e quindi si trovavano nella neve. Anche cioè, il bestiame restava su per mangiare il fieno dell'estate, sì, quindi sì, la gente doveva stare anche nella neve. Sì, esatto, doveva quindi vivere qui. E lei ha avuto... Lei ha vissuto quei no, i tempi no, li ha visti vivere, però magari da bambino si ricorda, me l'hanno raccontato. Sì, sì, me l'hanno raccontato, perché io non li ho visti quei tempi lì, diciamo. Quindi neanche i genitori, neanche i vecchi che li... Beh sì, mia mamma, i nonni hanno vissuto, hanno fatto questa vita, sì sì. Anche le signore usavano gli sci. Elsa Braneschi di Baceno, ecco, che costume indossa? Indosso il nostro costume d'epoca, è di circa un'epoca dell'Ottocento questo costume. Gli sci sono più recenti però. Sì, gli sci sono decisamente più recenti questi. Però ho visto, adesso non è, che è anche le ghette, si usava proprio proteggere le scarpe e quant'altro con queste. Di che cosa sono fatte? Sono di panno queste ghette, né? Giusto? Hanno questi lacci che si infilano uno con l'altro e vengono ancora fatte a formaggio, forse da... E tutto quest'oro che lei ha addosso, c'era anche allora? Sì, questi sono proprio gli orecchini originali che c'erano, e anche la spilla che mettevano le nostre nonne. Anzi, questi orecchini sono della mia nonna. E il costume invece è rifatto? Il costume li abbiamo riprodotti, però siamo stati molto attenti alle crespe, che vedete non sono delle pieghe, ma delle crespe, delle piccole... Non è una ricciatura, ma delle piccole pieghe in piedi. I ricami li abbiamo fatti tutti a mano, ricalcando i vecchi ricami motivi, dai grembiuli, diciamo. Sì, e poi li abbiamo ricamati con gli stessi colori che c'erano una volta. E abbiamo cercato di fare proprio le reti. Ecco, il mio foulard è originale, di seta originale. Avrà un centinaio d'anni quel... Sì, anche di più. E la caratteristica, diciamo, delle antigoriane e delle formazzine sono queste trecce che le chiamavano le quats, incrociate sulla testa, e poi indossavano questo foulard. Ma erano belle, però poi le nascondevano, non si vedeva niente. Era una caratteristica della nostra valle, sì, sì, sì. C'erano queste quattro superbe trecce che intrecciavano sulla fronte, sì. Non possiamo vederle. No, non si può, cioè questa qui era una scoperta per i fidanzati, chi sa. L'evoluzione dello ski in sci, quindi da mezzo di movimento, di operatività in montagna, a fenomeno sportivo, di moda e business turistico, ha fatto sì che la montagna fosse sempre più frequentata anche da persone che magari non erano poi così esperte, e comunque anche per una questione di numeri. Questo fatto di massificare la montagna ha portato anche degli incidenti, dei piccoli problemi. A sovrintendere a questo, a far sì che tutto vada bene e portare eventualmente soccorsi, c'è appunto il soccorso alpino italiano. Con noi Roberto Proletti, che è il vice capo della stazione di Baceno, quindi che sovrintende un po' all'area d'Evero. Ecco, noi abbiamo visto qui esposti tutti questi vecchi sci, vecchie slitte, però anche vecchie barelle, cioè anche per voi i materiali sono cambiati. Sicuramente basterebbe guardare le barelle in esposizione per capire l'evoluzione, perché si parte praticamente da quelle ancora di legno, fatte in tela, come si diceva una volta, la tela da K, perché poi è quella tela lì, andando avanti con materiali in ferro. Chiaramente dal ferro siamo passati a materiali molto più leggeri, perché capite che il problema è anche andando in montagna bisogna portare i materiali. Siamo partiti praticamente dal legno al materiale in ferro pesanti, si è arrivati alle barelle super leggere, tipo la Kong, che è quella più usata praticamente da tutto il soccorso alpino, il Toboga, che chiaramente serve per in inverno soprattutto. C'è da dire anche che adesso con l'aiuto dell'elicottero è molto più facile fare interventi, però ci capita spesso di dover intervenire anche di notte, è capitato, e quindi i materiali sono evoluti nel senso che sono diventati molto più leggeri e maneggevoli, praticabili, certo. Ecco, ma noi ho visto anche, cioè, rimane comunque il cosiddetto mezzo di fortuna, perché ho visto una barella usata anche nella dimostrazione, fatta con due sci e delle corde, cioè voglio dire, in mancanza d'altro. Esatto, diciamo che soprattutto chi fa sci alpinismo, che va via in gruppo, essendo un gruppo bisognerebbe sono praticamente solo due accoppiatori, tutto il resto è roba che sia materiale che sia normalmente.
sono due accoppiatori per legare assieme gli sci, poi si fa la corda, si passa la corda che fa tipo il letto, e sono mezzi di fortuna che appunto qualsiasi gruppo che è organizzato si dovrebbe avere con sé, perché può succedere che è un brutto tempo, l'elicottero non può venire, allora bisogna arrangiarsi e scendere. Aiutati che ti aiuta, aiuta. Dopodiché se proprio nessuno può fare questo, chiamano noi partiamo e di solito. E meno male che ci siete, va bene. Sì, beh, penso che siamo un buon corpo di volontari. Siamo quest'anno com'è andata? È stata poca neve. Quest'anno, fino molto. Adesso c'è da dire, per fortuna per noi e anche per gli eventuali infortunati, che non abbiamo fatto praticamente interventi rispetto all'anno scorso, che è stato molto molto... Abbiamo cominciato subito d'inverno a fare, purtroppo, portare delle salme a valle. Quest'anno per adesso va bene, insomma. Speriamo che continui così. Sì. Quando si parla di montagna, e qui parliamo di sci, ma di montagna anche in particolare, non si può non parlare di guide alpine. Qui abbiamo nelle loro splendide uniformi due veterani di questa specialità, il signor Dino Vanini, buongiorno. Buongiorno. E il signor Del Pedro Pera Aldo, che è un nome incredibilmente bello. Allora, i due si dividono, insomma, il parco Alpeveglia, nel senso che il signor Del Pedro Pera esercita, virgolette, Alveglia. Sì. Quindi lei cosa fa, il maestro di sci, e poi anche qualche escursione, qualcosa o no? La guida alpina è più il gestore del rifugio CAI che c'è all'Alpeveglia. Rifugio CAI di Arona all'Alpeveglia. Poi se lo abbiamo visitato, bellissimo. Invece il signor Vanini sta da quest'altra parte. Da quest'altra parte. Qui al Devero d'estate sono sempre qui. D'inverno abito vicino di casa, diciamo. Viene sullo stesso. Sì, sempre... Allora, anche per le guide alpine, gli sci sono parte importante o no? Importante, sicuramente, specialmente per lo sci alpinismo, che è per noi ormai è diventato la cosa più sviluppata d'inverno, sì, per voi, sì, altri. Sì, sicuramente. Ecco, voi come intervenite sullo sci alpinismo? Guidate questi gruppi di persone? Gruppi di persone, le portiamo a attraversare delle valli oppure andare sulle montagne, sulle cime. Cioè, quello che fate a piedi con gli scarponi d'estate lo facciamo con gli sci d'inverno. Con gli sci d'inverno. E qui la funzione dello sci primaria, cioè quello di strumento per muoversi durante gli inverni, che erano innevati. Sicuramente. Lei da piccolo, che sci usava? Perché qui ce l'hai di tutti i colori. Sci di legno fatti artigianalmente. Noi avevamo un falegname lì a Croveo. Io abitavo Croveo in origine. Ci andava in giro a rubare le piante di frassino per poter tagliare e fare sti sci. Sto falegname ce li faceva e poi ce li dava da usare. Noi contenti, com'è, se arrivavano in mano alla mamma sicuramente andavano nella stufa. Però, perché le mamme non volevano, era pericoloso allora sciare. Ma non era pericoloso, solo per le mamme, dico. Sì, beh, però si faceva tutto di nascosto, ecco, perché era una cosa fuori dal normale, diciamo. Sì. Per fortuna che poi lo sci è diventato normale e signor Aldo, che fa anche il maestro di sci. Sì, sì, sono un vecchio maestro di sci. Vecchio maestro di sci. Allora, proprio perché è un vecchio maestro di sci. E signor Vanini ci raccontava di sci fatti così, rubati oltretutto. Ecco, lei che ha vissuto un po' sulla sua pelle, per quello che ha visto, l'evoluzione di questo strumento, di questi sci. Lei ha sciato anche con quelli di legno, sì, sì, quelli là. Beh, la prima volta che ho messo gli sci ai piedi, mi ricordo che ero proprio bambino e avevo preso gli sci di mio fratello, fatti di legno, da un falegname lì di Trasquera, e lui, mio fratello, li usava faceva delle gare di fondo, no? Le prime gare che facevano nei paesi così. E so che ne ho preso un marcione, perché li ho adoperati non essendo capace, perché ero piccolo, li ho presi andare giù per un pendio e li ho rotti. E cosa è successo? Che me le hanno suonate. Ecco, scendeva per un pendio. Qui abbiamo visto, no? C'è una disciplina che è una moda, fa tendenza, ormai la gente sa sciare, non sa più cosa fare, tra virgolette, è tornato il telemark.
che però una volta era, non era una tecnica, era un normale, normale modo di muoversi, o sbaglio? Certo, era stato introdotto dai paesi scandinavi e di conseguenza l'hanno praticato anche qui nelle Alpi. Poi si è un po' perso e attualmente lo stanno riscoprendo, lo stanno bello da vedere, anche da praticare, penso, per chi è giovane ormai. No? Perché il signor Del Pedro Pera fa il maestro di sci, ma si considera fuori. No, io scio con gli sci attuali di una volta, però col Telemark non, a dire la verità, non l'ho mai fatto io. Poi ne abbiamo avuto basta. Per esempio mio piccolo figlio, e anche lui maestro di sci, ha fatto nella sua specialità come maestro di sci, ha fatto anche la specializzazione per il Telemark, quindi anche maestro di Telemark, diciamo. Diciamo che le novità, cioè la riscoperta delle tradizioni della montagna fa parte anche del futuro della montagna, tutto sommato. Sì, beh, sono tutte delle cose belle da mantenere, penso che se i giovani, qualche giovane si pratica anche questo tipo di sci, è bellissimo. Tra i responsabili, tra virgolette, di questa splendida manifestazione, il presidente del Parco Naturale Alpe Veglia ed Evero, Marco Piretti. Ecco, come vi è venuta questa idea? Ma questa idea è nata per l'anno internazionale della montagna. Quest'anno noi abbiamo questo anno internazionale, vogliamo che la gente capisca che vivere in montagna è possibile, che la gente riesca a viverci. Noi siamo per uno sviluppo del nostro territorio, del nostro parco, compatibilmente con quello che è l'ambiente, e vorremmo comunque organizzare questo tipo di manifestazioni sempre più spesso per riuscire a dare una mano agli operatori turistici del luogo e per riuscire a farci conoscere le nostre zone. Ecco, soddisfatto di questa manifestazione? Direi che è andata benissimo. Sono molto soddisfatto perché c'erano parecchia gente, c'era parecchio pubblico, poi parecchia persone che hanno ritirato fuori dagli solai le loro attrezzature, i loro sci, le loro vecchie scarpe, eccetera. E questo modo di vivere la montagna credo che sia veramente il modo giusto, perché da un'evoluzione dallo sci, diciamo dei quattro tap che si diceva una volta, che in Val Formazza sono più o meno nate, ad arrivare oggi con le nuove tecniche, con i nuovi i carving, gli snowboard, eccetera, è tutto comunque un crescere per noi che abitiamo in montagna. Si ripeterà quindi questa manifestazione? Credo proprio di sì, si ripeterà. Adesso abbiamo in programma per l'estate altre manifestazioni, una alla Caria del Veglia, poi c'è la Scaria di Crampiolo, e questa credo proprio che per l'anno prossimo la ripeteremo. La festa dello ski è finita, è stata una bellissima festa, come tutte le feste di montagna peraltro, che si svolgono all'aperto, diventano immediatamente elemento di comunione e di aggregazione per tutti. Poi c'è anche, come c'era qui, da mangiare dei piatti tipici della montagna, beh, allora la cosa diventa senz'altro più interessante. Ma il Devero, l'Alpe Veglia e il Devero, questo parco naturale veramente anche estremamente emozionante per i momenti di silenzio che sa regalare. E proprio in uno di questi momenti abbiamo avuto un flashback, quello di pensare a quello che poteva essere e quella che deve essere stata l'emozione del primo che ha scoperto che mettendo ai piedi dei pezzi di legno si riusciva a muoversi tranquillamente, più velocemente, in modo più agevole, in montagna, eliminando quelli che erano dei tempi morti, quelli delle grandi nevicate che in qualche modo impedivano il movimento, l'operatività in montagna. Deve essere stato qualcosa di stupendo, non, chissà chi è stato. Si parla addirittura della scoperta degli sci con dei reperti ritrovati nei paesi nordici di 4.000 anni fa. Deve essere stato quindi un nostro progenitore che in qualche modo, chissà se intuitivamente o per caso, ha scoperto questo strumento, questo mezzo di locomozione che oggi è diventato qualcosa in più. Ma ci piace pensare all'emozione, alla gioia che deve aver provato questa persona, questo nostro progenitore, quando ha visto che si poteva scivolare su quello che era un elemento che in certi momenti poteva sembrare un ostacolo alla vita normale. Sicuramente era un sognatore, sicuramente era una di quelle persone che in qualche modo ha fatto sì che noi uscissimo dalle caverne per andare a scoprire cosa c'era dietro l'angolo. E questo è il messaggio così che abbiamo in qualche modo sentito in questo splendido paesaggio che è quello dell'Alpe d'Evero.
Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata, spero che sia stato di vostro gradimento. Lo speciale che abbiamo visto e realizzato sulle nevi del Devero era un filmato del 2001. Bene, a questo punto non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e rimandarvi alla prossima settimana, sempre alla stessa ora. Grazie e buonasera.